Ok, bene. Oggi racconto una storia che mi è successa, una delle storie che mi succedono durante le giornate, una storia particolare come tante altre. Questa è successa con un mio vecchio, vecchissimo amico e la storia praticamente è stata particolare. Ero nel locale dove lavora il mio amico e anche il proprietario, e questo mio amico ha avuto un problema. Praticamente il problema è stato che durante questa mattinata, cioè questa mattina, una signora lo ha chiamato e le servivano determinati documenti. Ora non sto a specificare che tipo di documenti o qual è la mansione del mio amico, queste sono solo, diciamo, cose inutili. Io voglio più parlare del concetto che mi ha interessato parecchio, sono stato molto interessato e ci ho riflettuto in effetti, quindi ho voluto un attimo parlarne magari con gli altri, se mi ascoltano, non lo so. Dicevo, praticamente questa mattina questa signora voleva dei documenti e il mio amico cosa ha fatto? Ha trovato questi documenti e erano tre documenti, li ha zippati e li ha inviati a questa signora. Io sono andato a trovare il mio amico, diciamo, durante la serata, era poco prima dell'orario di chiusura, quindi diciamo verso le 18, 18:30. E praticamente mentre stavo parlando con lui arriva appunto una telefonata e lo chiama e la chiama la signora che aveva avuto questo rapporto la mattina dell'invio di documenti. Questa signora lo chiama e gli dice, guarda che i documenti che ti ho chiesto questa mattina non mi sono arrivati, ma ti sei ricordato? E lui giustamente si è trovato un po', si è trovato, diciamo, inaspettatamente, in una situazione inaspettata, quindi lui era sicuro di averli inviati. E dice a questa signora, guardi, ma io i documenti che ho inviati ho davanti il mio account di posta, io ce l'ho come posta inviata e quindi lei li dovrebbe avere. Come mai lei non se li trova? E la signora dice: no, guarda, io purtroppo non li trovo, non so come può essere successo. E diciamo, qui è andato un po' il problema perché il mio amico si è fatto prendere dal panico perché diciamo che premetto che il mio amico non è molto tempo che lavora in questo locale, quindi si è trovato un attimo, si è trovato una situazione un po' strana e si è innervosito parecchio. E insomma, ha detto: va bene, facciamo in un altro modo, magari le rinvio i documenti, magari gli reinvio i documenti con una posta elettronica di tipo PEC, quindi una posta elettronica particolare. E lei ha detto: ok, attendo. Lui ha attaccato il telefono, si è messo lì a smanettare e poi lo ha chiamato, diciamo, chi sarebbe il suo datore di lavoro. E questo datore di lavoro, diciamo, si è un po' alterato, innervosito, mentre lui nel frattempo stava inviando la mail, quindi faceva queste due cose insieme, cioè con una mano reggeva la cornetta del telefono e con l'altra invece scriveva sulla tastiera la mail che stava inviando alla signora, trovava il file allegato, allegava i tre file e alla fine aveva completato questa email. Poi diciamo mette giù la cornetta telefonica. E lui è ancora più nervoso perché il suo datore di lavoro è stato, diciamo, un po' irritato su questo e lui quindi era ancora più nervoso. Poi invia, diciamo, questa posta, questa email e, diciamo, è un po' disagiato, un po' perché la signora non è rimasta felice perché era dalla mattina che doveva ricevere questi documenti e invece sono arrivati la sera. Poi
Poi in più c'è stato questa persona che era il suo datore di lavoro che l'ha pressato per questa cosa e insomma l'ho visto veramente disagiato e si è arrabbiato moltissimo, quindi ha cercato di capire quale poteva essere il motivo, però più che capire quale poteva essere il motivo, perché almeno, scusate, io questo ho ragionato, ho detto ok. Se c'è un problema, cerco di trovare il motivo per cui è successo questo problema e come lo posso risolvere. Invece lui si è proprio per questo che è successo, lui si è innervosito parecchio, quindi più che trovare una soluzione è irritato e continuava a dire parolacce, continuava a bestemmiare, però in realtà non seguiva la strada, diciamo, che teoricamente dovrebbe essere la più corretta, ovvero trovo la soluzione al problema. No, la strada che seguiva era quella di dire tante parolacce e purtroppo ora non so quante persone riescono a fare tante cose tutte insieme, ma in genere la maggior parte degli umani riescono a fare una cosa fatta bene. Ne puoi fare anche due o tre, certo, come no, però poi due o tre cose, sicuramente nessuna delle due o tre è fatta bene. In genere, se la vuoi fare fatta bene, dovrai fare solo quella. Quindi, se sei lì impegnato ad imprecare chissà cosa o chissà quando perché non è successa la situazione, non hai, diciamo, visto quale potrebbe essere una eventuale soluzione. Io giustamente ho parlato con lui, ovviamente io ero calmo, ma non per qualcosa. Magari se questa cosa fosse successa a me, anch'io sarei stato nervoso, però in quel caso non era successa a me, quindi ero abbastanza calmo e gli ho detto solo: ok, Marco, tranquillo, a posto, stai tranquillo, non è niente. E lui, diciamo che non riusciva proprio ad essere tranquillo. E richiama la signora della mattina e lui parla con lei. E la signora le dice: no, guardi, questo indirizzo di posta elettronica non è arrivato, ancora non è arrivato, ma erano passati pochi secondi. Io gli ho fatto un cenno perché avevo visto che aveva caricato tre file, ma fra questi tre file ce n'era uno che era abbastanza pesante, pesava circa 3 mega, quindi capisco che il tempo che noi inviamo la nostra email al server e ci vuole un certo periodo di tempo perché sono all'incirca 4 mega, poi il server allo Quando la signora riceve la mail, la signora dovrà scaricare questi file. Prima gli dovranno arrivare, quindi 4 mega che prima vanno al server e poi il server rispedisce alla signora. Quindi per questo passaggio di dati ci vuole un certo periodo di tempo, ma il mio amico si è innervosito ancora di più per questa cosa. Certo, perché magari è vero, non conosce il mondo informatico in maniera molto dettagliata e poi diciamo era nervoso anche per quello. Vabbè, insomma, alla fine, dopo qualche secondo, la signora gli dice: no, guarda, ecco, li sono arrivati adesso e adesso li controllo. Insomma, lui dice: ok, tutto a posto, ci sentiamo domani. Finisce la chiamata e io la prima cosa che ho fatto è stata: hai finito, cioè ci sono altre cose che dovrai fare oppure hai finito diciamo, il tuo lavoro per questa email e quello che hai fatto? Lui mi ha detto: no, guarda, ho finito tutto, vediamo un attimo quello che stavamo facendo, perché in realtà io stavamo parlando di un'altra cosa. Io gli ho detto: guarda, sì, hai ragione, ci sta quell'altra cosa, ma io ho visto che ti sei innervosito parecchio, parliamo un attimo di questa cosa, cioè vediamo magari come è successa questa cosa, cioè magari vediamo. E lui ovviamente si era un po' calmato perché comunque la mail era arrivata, quindi diciamo aveva un pochino più di relax, però era abbastanza triste di questo. Io giustamente quello che ho pensato è: ok, in effetti sì, magari la situazione non è delle migliori, però di certo la situazione o la prendi in una maniera, diciamo, un po' nervosa o in qualsiasi altro modo, ma la situazione ormai è accaduta, quindi ti puoi innervosire quanto vuoi, oppure no, ma ormai è accaduto, cioè non è una cosa che se tu ti innervosisci allora la cambi,
allora la risolvi. No, ormai la situazione è accaduta, appunto, e basta. E invece vediamo di trovare il motivo per cui è successo, perché lui aveva visto questa situazione, però di fatto non aveva capito il motivo. Cioè, non è, lui ha detto: ah, gli è arrivata la mail tardi, io l'ho inviata, perché è successo questo? La mail l'ho inviata stamattina e a lei questa sera ancora non le è arrivata. Mi sono messo lì vicino a lui col computer e ho visto: guarda, probabilmente lei che indirizzo email ti ha dato? E lui mi ha dato un indirizzo email con un dominio, con un altro dominio, ad esempio, senza fare nomi, insomma, e cognomi, diciamo, nome.cognome, chiocciola, libero.it. E io invece sono andato a leggere, la mail che lui aveva inviato, e era inviato lo stesso nome, lo stesso cognome, chiocciola.gmail.com. E questa email comunque era stata inviata, quindi probabilmente c'erano due indirizzi che avevano lo stesso nome e cognome. E io gli ho detto: guarda, lei non l'ha ricevuta, perché tu l'hai inviata proprio con un altro indirizzo. Cioè, se questo è l'indirizzo che ti ha dato la signora e tu l'hai inviata a quest'altro, è ovvio che tu hai inviato questi documenti a un'altra persona. Quindi la motivazione per cui non l'ha ricevuta è questa. Quindi, insomma, magari è questo il problema. Quindi credo che l'unica soluzione sia magari vedere questa signora e spiegarle la motivazione per cui è accaduto questo. Ok, diciamo che la situazione è questa. E sì, sono stato, diciamo, non ho spiegato troppe cose perché è una situazione, però questa situazione a me ha insegnato di nuovo, perché già, diciamo, sta cosa mi era abbastanza chiara, però tante volte rivederla mi fa capire ancora di più quanto è chiara. Ovvero, quando noi facciamo una qualsiasi attività, sia essa un'attività lavorativa, sia essa un'attività di sportiva, sia un gioco, sia un lavoro, qualsiasi cosa, l'importante è cercare di mantenere la calma. E capisco che è difficile, e non lo dico per il mio amico, certo per il mio amico è difficile, ma sicuramente se la sua situazione fosse successa a me, probabilmente anch'io non avrei mantenuto la calma. Però diciamo, proprio per questo io cerco, quando mi succedono le cose, cerco di mantenere la calma, perché quando si mantiene la calma, quello che ho notato guardando mie situazioni proprio capita da me, successe in passato, che se in quel momento io avessi mantenuto la calma, avrei trovato immediatamente o quasi immediatamente la soluzione. Invece stare lì a imprecare, a dire bla 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 bla, è inutile, perché poi la soluzione non mi viene in mente, perché perdo, cioè, il mio tempo. Comunque io una cosa posso fare, e invece di stare lì a cercare di risolvere il problema, sto lì a dire parolacce o a prendermela con qualcuno o con qualcosa, quando invece non vedo, diciamo, la strada giusta, che è quella. Questa è la strada per la soluzione. Magari non è chiara, però più o meno si va da questa parte per trovare la soluzione. E forse ci arrivi, forse non ci arrivi, però la strada è quella. Certo, se segui invece la strada di incavolarti e seguire la strada di imprecare e quant'altro, non credo che sia una grande idea. Comunque, questo poi dipende, io l'ho vista così. Va bene. Ok. Ci vediamo alla prossima.